Sì, Pasquale, allora sono arrivati i risultati della microzonazione, ma sono quei risultati che le tre popolazioni si aspettavano? Questo bisogna vedere nel dettaglio con i tecnici quando si individuano le singole aree, la materia è prettamente tecnica. Appare evidente però che la presentazione di stamattina segna un importante passo verso la ricostruzione. Quindi adesso bisognerà passare alla fase operativa, al famoso decreto sulla ricostruzione, quindi cominciare a fare sul serio. Sì, è stato già annunciato che per il 20 di agosto sarà presentata l'ordinanza per i cosiddetti danni pesanti e questo chiaramente, unitamente allo studio di microzonazione, metterà i tecnici nella condizione di poter procedere. Questo studio, infatti, come è stato ampiamente illustrato anche a un pubblico non addetto ai lavori, consente sia ai tecnici di attingere per quanto riguarda le progettazioni e la ricostruzione o ristrutturazione degli immobili ammalorati e consente ai comuni, altro aspetto importante, di avere un riferimento importante per la redazione dei PUC che ci accingiamo ad approvare sia io che Casa Miciate. Di conseguenza allora non ci sarà tempo per le ferie in questo periodo di Ferragosto, bisognerà lavorare duro per arrivare all'appuntamento con determinazione e prontezza. Come ho detto prima, gli atti e i fatti sono sempre più eloquenti dei discorsi. Se oggi è 6 agosto con 40 gradi all'ombra si presenta allo studio e il 20 agosto ci vediamo per ragionare di ordinanze, appare evidente che non ci si ferma manco ad agosto. Ho ringraziato anche della presenza fisica, è tornato a Ischia il sottosegretario Crimi per la seconda volta in un mese, questo testimonia la vicinanza delle istituzioni del governo alla ricostruzione di Ischia, al terremoto di Ischia, dove tante volte, ahimè, dalla stessa televisione abbiamo detto ci sentiamo abbandonati, sono dimenticati, terremoti di serie B. Oggi i fatti fortunatamente vanno nella direzione opposta.